c'ha il cappello, mettetelo qua. Ma lo vedi, tu commissario, accettatelo. Qua. Accettato, tu commissario. Sono troppe. Sono troppe, aveva ragione. Aveva ragione. La sedia sola, eh. Scusate, scusate. La sedia sola. Scusate, commissario, scusate. Accettato, commissario, riusciteci che sa. Ah, accomodatevi, prego. Oh, madonna mia, scusate. La sedia, la mamma mia. Commissario, un momento. Tre ore, tre ore. Mettetelo qua, commissario. Qua, qua, mettetelo qua. Mettetelo qua, calma, metti io. Carmelo, sa, qua, mettetelo. Aspettate. Accettato. Ci ha già la pulita. Madonna, che giornata, che giornata. Che giornata. Onda fu. Brito come sa. Che come lo sa? Stanno fatto tutti i conti come stanno, stanno fatto il loro rito. Eppure una catenina che mi aveva regalato a Natale, figli vicini, che chiedono un bello ricordo. Commissario, si ha rubato pure un pare scappo mega, e l'ha vibrato a Carmelo, come faccio sa. Ma quali scarpe, scarpe, commissario? Quelle scarpe? La bocca dello scuola così. Tanto è vero che io l'ho portata pure a farle sistemare. I scarpe, i scarpe. Ma la state sentendo come parlo che? Dica, gli scarpe li tenevo quando avevo 12 anni, commissario. 12 anni! E ci facevo già i fatti via. Ma c'è lo fedeo! Qui non stai lavorando, non sei serio. Ma perché le scarpe non sono serie? Sì, io non lo faccio. Tu dici, parla, dici sempre e non dici mai niente, ma che ti capisci? Ma già dici? E mo state zitte, è meglio che ti stai zitte e fa parlare un po' con il commissario perché non ti sopporto più. Ma là lui, commissario! Ma ce la volevo capire! Mi stiamo facendo il pannolo! Se non la prendo la roba, si mi sciocco! Sì, scusi, commissario! Scusi! Beh, commissario, però, un bacino a tutti. Mamma, io sono venuto qua per parlare con Ciro. Ciro c'è? Ciro non ci sa, commissario. Io quando sono entrato a casa l'ho scontrato per le scale. Sa visto come mi correvo, commissario. Ero proprio nervoso, era nero nero. Ma di una fretta, secondo me. Aspettate, commissario. Aspettate. Commissario, vai sì, hai sato. Hai sato. Hai sato, commissario! Ah, un lindo oh! Non vengo più qua a questa cosa! Commissario! Questa cosa non la potete sistemare da solo! Mettiti qua! Uè, sempre tu! Non parli! Sempre tu! State zitto perché dobbiamo parlare di cose serie! Assolutamente! E non ti muovo! Mettetelo più lontano! Mettetelo più lontano! Chi lo ci? Pareva un padre. Ha detto che si chiappava Salvatore ce ne aveva in mano solo. Oh, non solo bene. Al momento del fratto si posso vedere un sacco di cose. Ma che non fa, non chiama? Ando suo fratello, Non ci può fare niente. E che vuole dire? Ok, non parlare. Avete una foto di Salvatore? Come? Carne? Senta, con la stanza di Salvatore stanno in fuoco. Pigliai che bella, ma raccomando. A più belli la Tavica da me. A più bellissima la Tavica. 2 minuti, va e torna. Un momento che mi sono... Ehi, ma che stai facendo? La vedi Salvatore mio no? Ma state zitto, vai, vatti per fuori. Va bene, commissario, mi ammaggia, la conquisterò prima o poi. Quello per il muore sono nervoso, commissario, per giù che guardate quanto è bello mio nipote, commissario, che bello faccio una tre quando è bello perché che te la dici non è bello è bellissimo questa fotografia. Buon'anima. Ma sta bene così, ma sta zitto. Ma che sta una bella fotografia. Una bella foto. Sentite a me, facevo un primo si scendeva la signora Cassotto, mi faceva impressa la macchina fotografica e ci facevi una bella fotografia a Salvatore. Ecco ci voleva, due secondi, era... Quando fai così, mi fai toccare niente, ti scippassi sti quattro capi di cadenola, ma tu supporto. Vai.
grazie, commissario, mi difendete sempre voi. E che mi ama. Senti più lontano! È l'amore! Senti lontano! È l'amore! Bene, mi piace, fa per la foto. Per favore, allora ci abbiamo la foto. La volta in casetta. Allora tutta la città. E speriamo che Dio ci amore. Vabbè, speriamo a tutti, commissario. No, no. Va bene? No, va bene. Grazie per tutto quello che state facendo, vuoi figlio. Grazie, commissario, grazie. Ok, non siete figli. Io me ne sono andato. Signora Carmelo, torna la famiglia. Arrivederci, commissario. Arrivederci, commissario. Ci luzzo, io provo a parlare con lui. Ci sa, può essere che Madonna si aspetta. Madonna, era troppo nervoso, commissario. Ho fretta, la vita fa. Devo andare lì. Accompagno, lo portare a accompagno. Faccio qualche telefonata così. Grazie. Oh, viva la tua sacca! Oggi, onoratissimo e i miei rispettissimi. Allora, tutte. Ma dove metti? Scusa papà prima, mamma. Non fa niente a mamma. Avete saputo come sta? Sì, una cosa normale, sì. Anzi, è una cosa normale. È una cosa normale! Un baricello di casa è normale, commissario. Ci sono case più disperate. Stava apposta, allora. Stava proprio apposta. Ciro, passa a provare. Chiudono nella comunità, ve l'ho detto. Vengono in una comunità, disintossicarlo e voi avete vostro fratello come prima. Con tutto rispetto. Meglio di prima, che più piano non ci può. Non te vuoi. Mi dissano, spiegato. Passi a me. Stiamo facendo le cose, se... Commissario, io mi auguro che voi e mio fratello trovate prima di me. Perché stavolta l'ha già fatto mia madre. Ma chi lo sta facendo a mamma? Allora tu, Nagamoto, se trovi tuo fratello, lo devi consegnare a me. Io sono il commissario. Tu sono faccio solo per mamma mia. Fallo per chi vuoi. In quel tempo, ti mando al posto. Lo faccio con tutto il cuore. Grazie. Ciao. Con tutto il cuore. Grazie. Avete bisogno di me? Io so solo che va, grazie. Grazie. Vado a fare qualche telefono. Ok, sì. Vediamo. Se avete bisogno di me? Grazie. Se fa una cosa, mezzo, accompagno con Missa. Siete di commissario, posso dire una cosa? Prima? Allora, voglio approfittare, no. Però sapete che io la mattina mi sveglio presto perché non dico le faccende del palazzo. Ho la luce, la moto telefono, la moto spazzatura. E praticamente sono un paio di giorni che quando esco, sapete dove ci sta un bar mio padello? Di fronte al nostro palazzo. La figlia di Salvatore. La figlia di Salvatore, perfetto. A nipoteci. A nipoteci, perfetto. Vedo un tipo curioso, commissario, sono due o tre giorni per tenere un mantello fino a basce pieno, non pare capito che pare che... Una cosa brutta, ma ci ha preoccupato. Ti vedo qualcosa in alloggio, mi fai dire... Ma che sa, ci faccio vedere la cuscia a loro. Ok. Polizia in borghese. Polizia investita te. Sostante del suo prefacente. Zitti, non parlare con nessuno. No, non parli. Con mali diritti, non bisogna. Lopane, l'ispettore, Lopane. Ah, un commissario a cattopare, non pare. Beh, però è proprio brutto, aggirisce la verità, commissario. Mi fa paura, sa brioche, cosa. Ok, l'ispettore Lopane. Non ci capite, sembra una passività, ma faccio un po' di lavoro. Uè, commissario, buttata lì la chista. E poi dici che si fa i fatti suoi. Ma come si fa i fatti suoi da casellato? Ha detto la merito. L'avete sentuta come sta parlando? L'avete sentuta? Io me la ci ho fatto forse i fatti da suoi. Perché ti volessi ricordare che io a cadente faccio il portinaio. Senza di me nessuno cava nessuna parte. Mica uno si scende un giorno a cucina e dice, ma oggi mi scendo, ma che faccio oggi? Oggi faccio...